Buonasera, ben ritornati allo Sport in Rete qui su Milano News. Chiudiamo la settimana, oggi venerdì 15 marzo, sono le 19:30 circa. Oggi è stata una giornata importante, una giornata anche diciamo cruciale, la giornata indicata come sciopero mondiale per il clima. L'abbiamo visto anche su Milano News, il corteo qui a Milano seguito con delle cifre esorbitanti, delle cifre veramente anche positive che lasciano veramente sperare in un cambiamento. Ecco, cambiamento è un po' la parola che sarà il filo rosso della puntata di oggi, che abbiamo qui allo Sport in Rete con Noemi Riccobene, Ciao a tutti. che è fondatrice di Lady Soccer. Esatto. Ok, quindi parliamo di calcio femminile. Ci racconterà Noemi. Calcio femminile, però, in sé è appunto una parola che noi oggi vogliamo legare proprio al cambiamento, perché c'è in atto un processo e un percorso di sviluppo, di riqualifica, di miglioramento del calcio femminile, sia giocato che anche però comunicato. Partiamo proprio dalle basi. Noemi, oggi, se una ragazza vuole giocare a calcio, una bambina vuole giocare a calcio, cosa fa? Raccontaci anche un po' della tua esperienza e da quello che succede oggi. Allora, quello che succede oggi penso sia un pochino meglio di quello che succedeva magari ai miei tempi, almeno, vabbè, ai miei tempi, una decina d'anni fa quando ero ragazzina io, vabbè, no, forse un po' di più in realtà. Però penso che le problematiche sostanzialmente possano rilevare su due fronti. Uno, ancora sempre il pregiudizio, magari anche proprio dei genitori, uno sport da maschi, uno sport pericoloso, si prende freddo, eccetera, eccetera. E l'altro comunque che invece è più legato alle società proprio di calcio che secondo me non sono ancora pronte ad ospitare la ragazzina che vuole giocare o le ragazzine che vogliono giocare. Infatti fino ai 12 anni le ragazze devono allenarsi con i maschietti, cosa che magari se da un punto di vista può anche essere positiva perché c'è più integrazione, eccetera, eccetera, l'altro comunque crea dei disagi non indifferenti, non so, a partire dagli spogliatoi piuttosto che anche dalla gestione dell'allenamento, alla fine si hanno potenzialità diverse. Poi si dice che le ragazze siano più tattiche dei ragazzi, comunque è normale, secondo me ci vorrebbe un allenamento di tipo diverso. Poi magari anche un genitore ha meno ansia a iscrivere la propria bambina in un ambiente magari non solo maschile, ecco, una roba del genere. Non è facile. Insomma, quindi tu ti ci sei trovata perché sei stata una ragazzina che voleva giocare a calcio. E Esatto. cosa hai fatto per migliorare questa Ma situazione? allora niente, io ho dovuto rinunciare, diciamo che oggettivamente non ho rinunciato, poi ho fatto pallavolo, vabbè, mi sono rotta quattro dita in 2 anni, quindi è risultato quasi più pericoloso la pallavolo che il calcio alla fine. Però niente, io, cioè mia mamma non mi ha fatto giocare a calcio quando ero piccolina, non è che me l'ha proibito, però insomma non mi ha mai invogliato né sostenuto in questa attitudine che avevo a questo sport. E poi all'alba dei 22 anni ho deciso di giocare comunque, anche perché comunque palestra era assolutamente esclusa, qualsiasi altro sport non mi piaceva. Poi lo sport è una cosa che comunque, cioè è un impegno, se lo fai contro voglia non, diciamo, è anche molto difficile da gestire. E nulla, allora mi sono iscritta a una squadra di calcio e ho scoperto un mondo, nel senso che comunque il calcio che guardavo sullo schermo, allo stadio, che seguivo dei miei calciatori del cuore, in realtà poi giocato era tutto un altro mondo, giocato al femminile era una roba stranissima. Mi ricordo anche la prima volta che sono andata a comprare le cose per il calcio, sono rimasta sconvolta che non c'era il reparto femminile, no? Quindi una ragazza che gioca a calcio o compra la extra large bambino oppure la extra small uomo. Non esiste appunto un settore dedicato, e anche questo è un po' un peccato, cioè una Certo. cosa che denota proprio quanto sia E invece Lady settoriale. Soccer è un'esperienza fatta su misura per le ragazze, in che Sì, senso? esatto, cioè nel senso è proprio creata al fine di coinvolgere quanto più possibile tutte le ragazze. Poi anche ci sono tuttora pochi tornei magari di calcio femminile in zona, e anche magari organizzare delle partite amatoriali risultava complicato. Io mi ricordo andavo ai tornei magari degli altri, non mi facevano impazzire, anche perché
è molto utilizzato fra i maschi fare i tornei amatoriali e manca il femminile, però alcuni magari utilizzano il femminile semplicemente per completare il pacchetto e non danno magari quella giusta importanza che, e allora nulla, poi a me piace lo sport, piace stare con la gente, ho sempre lavorato in centri sportivi e ho detto voglio organizzare un evento. E da lì mi sono appassionata tantissimo. In realtà, cioè, non è stato un evento che ha riscosso chissà quale successo, nel senso che, vabbè, c'erano 9 squadre di calcio femminile, che comunque non è pochissimo, perché il calcio femminile appunto non è così facile trovare le squadre, però è stata proprio una bella giornata di divertimento, sport, amicizia, e quindi ho detto lo voglio rifare, e poi è diventata una prassi. E adesso Levi Soccer come è strutturato? Allora, adesso siamo anche perché appunto finalmente nell'evoluzione sono state coinvolte anche altre persone che mi aiutano, perché all'inizio era bello però abbastanza impegnativo gestire tutto. Diciamo che c'è il fronte sempre tornei super attivo, nel senso che facciamo non solo tornei di una giornata ma adesso addirittura i campionati. Abbiamo fatto l'anno scorso il primaverile, quest'anno l'invernale che è finito ieri sera, proprio ci sono state le premiazioni, sconfitte, vittorie che hanno lasciato un sacco di felicità ma un po' di amaro in bocca per le sconfitte ovviamente. E poi adesso ci sarà un altro primaverile, che poi i primaverili sono sempre i più belli perché si gioca all'aperto, c'è tanta gente, si beve la birra. E poi niente, quindi sempre tornei o campionati. Poi abbiamo fondato la super squadra di calcio a 7, che è iscritta al CSI, campionato amatoriale. Siamo partite dalla base, abbiamo una buona rosa, però ci dobbiamo conoscere, stiamo ingranando un pochino, e quindi anche appunto una società proprio di calcio, ci alleniamo a Cinisello e ospitate la Cinisellese, una super struttura. E poi a parte questo c'è il fronte, c'è un pochino il marchio, anche perché Lady Soccer è un marchio super carino che appunto cerchiamo di far girare il più possibile, facciamo anche un po' di gadget firmati, certo, Lady Soccer, e poi un po' di iniziative anche solidali, sociali. Abbiamo fatto insieme un evento con il Comune di Milano, con il Municipio 8, per includere un po' le categorie, diciamo, un po' più ai margini, e per appunto testimoniare che lo sport è qualcosa che unisce chi comunque voglia praticare. Assolutamente sì. Sì, bellissimo appunto questo discorso, anche accennare a Cinisello, quindi non siamo in centro a Milano, non giocate all'ombra del Duomo, ma anche in un quartiere ai margini, alle periferie, che invece riesce a essere coinvolto attraverso lo sport. Prima parlavamo fuori dallo studio, accennavi anche a qualcosa al di fuori dall'Italia, no? Giusto? Anche perché ci sono i mondiali di calcio femminile. Assolutamente sì. Diciamo che appunto mai come quest'anno si è sentito parlare di calcio femminile, perché la nazionale maschile non si è qualificata ai mondiali, certo, e la femminile invece sì. E quest'anno appunto ci saranno i mondiali in Francia e abbiamo intenzione, con altro pallone SD Onlus, della quale facciamo entrambi parte, sì, di fare un super viaggio testimonianza con un po' di ragazze di Lady Soccer, un po' di ragazze di altro pallone, eccetera eccetera, e documentare un pochino il nostro viaggio, magari realizzare qualche partita di calcio amatoriale in Francia, proprio per diciamo portare la nostra testimonianza di calcio femminile a tutti i livelli, quindi non solo gli altissimi livelli del mondiale, ma in generale a tutte le ragazze che vogliono praticare questo sport stupendo. Assolutamente, quindi un sacco di eventi. E come funziona? Anche per organizzare questi eventi serve ovviamente un po' di finanza, voglio dire, si riesce a trovare degli sponsor, c'è un'attenzione anche ma economica, diciamo a questo, che potrebbe evento essercene di più, nel senso che comunque adesso, essendo un movimento in via di sviluppo e che sta comunque ottenendo una certa visibilità, ci si augura sempre che possa ottenere l'attenzione che merita anche da finanziatori, sponsor, ma semplicemente chiunque voglia contribuire in qualche modo, ovviamente è la cosa più importante, cioè
Sfortunatamente, però oggettivamente è così, quindi speriamo, ci auguriamo che appunto diminuiscano sempre di più gli esercizi, che non sanno ancora che cosa voglia dire calcio femminile, si stupiscano. Uno dei miei ultimi sponsor, mi ricordo che aveva i palloni del Milan appesi al ristorante, io ho detto: ma conosci il calcio femminile? Lo sai che il Milan ha anche la rosa al femminile? No, era sconvolto, mi fa: no, ma va, raccontami. E poi, insomma, poi è nata una collaborazione, però, insomma, quindi c'è ancora tanto, tanto da scoprire e tanto da sostenere. Assolutamente sì, il calcio femminile appunto è un percorso in crescita, oggi si contano mi sembra 25.000 tesserate, che comunque non è un numero altissimo, ci sono nazioni, penso alla Germania, alla Spagna, che la Germania penso 100.000 ne abbia addirittura di ragazze tesserate, però rispetto agli anni passati c'è un percorso in atto, c'è un percorso in crescita, la nazionale di calcio italiana e i mondiali che mancavano dal 99, a Cipro settimana scorsa è arrivata in finale, persa poi Con la ai rigori Corea. con la Corea del Nord, però c'è un'attenzione, molto spesso è anche un problema comunicativo, nel senso che i media non ne parlano, trovano poco spazio sui giornali, sui quotidiani sportivi, sulle televisive sportive. Ci sono ancora, lo possiamo dire, delle discriminazioni di genere nel mondo dello sport. A te, come Noemi, come Lady Soccer, ti è mai capitato? Ti sei mai sentita discriminata? O comunque ti rendi conto di, rispetto a un tuo collega maschio, avere degli ostacoli in più in un percorso Ma sportivo? allora, discriminazioni dirette per fortuna finora non ce ne sono state, non ne ho subite io personalmente, però sicuramente mi è stato riportato in varie circostanze di discriminazioni, di magari prese in giro o anche solo di considerazioni, di poca considerazione nei confronti del movimento, nei confronti dello sport, dell'attività sportiva che svolgiamo. Poi io reputo discriminazioni anche magari dichiarazioni che fanno giornalisti discriminatori nei confronti Assolutamente. del calcio femminile proprio in un momento in cui abbiamo bisogno di, fra virgolette, decollare, di avere il sostegno, soprattutto mediatico. Magari certe dichiarazioni possono sicuramente svantaggiare, è una forma comunque di discriminazione perché non crea un approccio positivo nei confronti del pubblico, nei confronti di coloro che si vogliono interessare, ma una discriminazione per esempio che riscontro tantissimo è quando vado a vedere il calcio femminile, vabbè, il Milan è la mia squadra del cuore e adesso è un po' che non vado a San Siro a vedere il Milan maschile, però vado a vedere la femminile e non c'è assolutamente, cioè, ci sono un po' di tifosi, però non c'è quel tifo da sostegno abbastanza intenso che secondo me ci vorrebbe, Tra che l'altro, se non sbaglio, è gratuito l'ingresso allo stadio quasi per il sempre Milan. gratuito, assolutamente sì, Anche quindi incentivato da quel punto di esatto. vista. Dovrebbe essere sicuramente più seguito, anche perché a San Siro i biglietti costano una barca di Adesso soldi. è un po' che non Invece, vado, ma gli stadi femminili sono più accessibili anche economicamente. Molto spesso viene contestato il fatto che anche poi dai giornalisti, l'abbiamo visto in Rai, l'abbiamo visto anche nelle sedi delle federazioni calcio, il calcio femminile è sempre come minore. Il mancato professionismo sicuramente è uno degli ostacoli più grandi, perché oggi non esistono donne sportive professioniste, però ci si augura di essere sulla strada perlomeno giusta per andare a raggiungere una parità di genere nello sport. Il tuo rapporto col calcio femminile di Serie A, cioè comunque tu sei tifoso anche del Milan per sì, no, dire. assolutamente, anche perché vabbè, loro, le ragazze che giocano in Serie A, vabbè, anche in Serie B rappresentano un po' Certo. quello che sarebbe stato il mio sogno da bambina. Adesso addirittura la Juventus il 24 marzo, quindi sabato prossimo mi sembra, giocherà Domenica, all'Allianz, forse. domenica, sì, o sabato, sì, no, domenica mi sa 24, giocherà all'Allianz Stadium, cioè, quindi diciamo un sogno diventato realtà. Per esempio la Juventus è una società che si sta molto impegnando per lo sviluppo del calcio femminile attraverso la rosa femminile e permettere alle giocatrici di giocare nello stadio ufficiale della Juventus, beh, diciamo È che un grosso investimento, poi sono anche dei nomi, insomma, Salagama, penso al Milan, Carolina Morace, cioè anche delle calciatrici che hanno grandissima esperienza anche internazionale, tra l'altro, e
con uno sguardo all'internazionale ci sono delle esperienze anche in Europa, penso alla Spagna, dove l'ultima partita ha fatto 48.000 spettatrici, Ha riempito Siviglia, lo stadio. Bilbao, mi ricordo una partita di calcio, quindi ha riempito lo stadio, quindi c'è quella prospettiva, c'è da lavorare sicuramente sia ai grandi livelli, infatti massimo invito a seguire i mondiali di calcio femminile che ricordiamo saranno in Francia dal 7 giugno al 7 luglio per sostenere l'Italia. Come la vedi l'Italia in mondiale? Un girone abbordabile, a parte Brasile, Esatto, il Brasile è un ricordiamo, po'. Giamaica e Australia. Sì, esatto. Ma Giamaica in realtà non dovremmo temerla, però adesso non lo so. L'Australia ha già un po'. Nel Brasile gioca la Brasile. giocatrice più forte del mondo, Ok. Marta. Quindi diciamo che magari potrebbe metterci in difficoltà, però il calcio è bellissimo perché non è mai detta l'ultima parola. Quindi ci auguriamo al Giusto. 100%, poi comunque vabbè, abbiamo una formazione super competitiva, anche a Cipro si è vista per la qualificazione mondiali, si è visto, comunque abbiamo scontrato delle squadre che sono Senza mai anche, perdere, tra l'altro. esatto, quindi cioè, mi Assolutamente. sembra che ci siano le carte per, ovviamente magari andare con aspettative un po' minori rispetto a, potrebbe aiutarci poi a sorprenderci e a rimanere contenti se dovessimo fare l'Italia del 2006 con i mondiali, anche lì nessuno ci avrebbe scommesso, Sarebbe eppure bello vedere Saragama alzare la sollevare coppa. la Coppa del Mondo, ma speriamo, speriamo, sarà un mondiale molto interessante, anche accompagnato sicuramente da una quota di sensibilizzazioni proprio sul tema delle pari opportunità. La nazionale di calcio femminile americana qualche giorno fa ha denunciato la Federazione Calcio Americana per discriminazione di genere. E pensare che l'americana è una delle nazionali di calcio più femminile più sviluppate al mondo, in un contesto, quello americano, dove tra l'altro è l'unica a brillare perché è una nazionale di calcio maschile Esatto, perché è non. considerato uno sport da femmine, lì Ecco, l'assurdo è vedi? quello, perché loro fanno Eppure, rugby e football football, americano. baseball e calcio quindi diventa uno sport femminile, eppure le calciatrici hanno fatto appunto sporto denuncia verso la federazione in quanto discriminate. Facendo per esempio riferimento agli stadi in cui giocano, al fatto che si allenano su terreni in sintetico, mentre gli uomini si allenano sui terreni in erba, anche sul tipo di sistemazioni di hotel a cui vengono indirizzate rispetto ai colleghi uomini, insomma, ci saranno un sacco di cose su cui discutere durante questi mondiali, quindi veramente noi spingiamo affinché diventi un'occasione per parlare di calcio femminile, di sport femminile e di farlo con cognizione di causa. E colgo l'occasione per comunicare, l'abbiamo visto anche passare prima delle immagini, un evento che si svolgerà domani pomeriggio, ci conosco sul Naviglio alle ore 16 qui in provincia di Milano, che è un evento appunto dedicato alla festa della donna dell'8 marzo, lo vedete adesso nell'immagine. Si parlerà appunto di pari opportunità di genere, ci sarà Lady Soccer proprio a parlare proprio di quello che è la parità di genere nello sport, ci sarà qualche piccola anche modo di scambiare due palleggi in piazza. E, oltre a questo, Lady Soccer ha un calendario fittissimo di eventi da qui alla fine dell'anno, insomma. Esatto, sì, abbiamo, come stavo accennando prima, la cosa più imminente sarà questa 12 ore del 31 marzo, alla quale teniamo particolarmente perché è l'evento con il quale è nato Lady Soccer l'ultima domenica di marzo 2 anni fa ormai, quindi sarebbe la terza edizione ufficiale, la quarta perché in realtà un'edizione l'abbiamo fatta anche a settembre, calcio a 5 femminile a Cormano. E poi abbiamo il primaverile che si svilupperà fra maggio e luglio. E poi volevamo lanciare il calciotto Balilla umano, Bellissimo. perché sarà una fantastica possibilità per fare giocare anche gli uomini, siccome non vogliamo poi alla fine risultare discriminatorie noi. Giusto. E per includere anche i maschietti abbiamo pensato però a un torneo che comunque non preveda magari troppo contatto fisico, perché comunque ci sono delle ragazze che preferiscono non giocare con i maschi, invece questo è divertentissimo, si gioca con la palla di spugna. E arriverà presto, e poi per l'estate diciamo che eventi nostri non ne faremo più,
magari ci saranno collaborazioni in coi mini games piuttosto che ragazze nel pallone, piuttosto che altri eventi. E poi invece quest'estate ci sarà una super novità incredibile, cioè Lady Soccer vuole lanciare la prima squadra di beach soccer in Lombardia e iscriverla al campionato FIGC di Serie A Beach Soccer, dove ad oggi ci sono, credo, solo quattro squadre di calcio. Eccolo infatti l'evento. E niente, stiamo facendo vari open day. Il prossimo sarà il 23 marzo presso il centro sportivo Meda Calcio. E niente, stiamo cercando, sono open day per reclutare un po' di ragazze interessate innanzitutto e due che non si spaventino dal gioco sulla sabbia, che è veramente molto più pesante rispetto che quello sul terreno liscio. Certo. Però sarebbe bello appunto espanderci un po' in tutta Italia, andare Certo. a far vedere che anche una squadra lombarda senza il mare Incredibile, riesce a. esatto. Solo quattro squadre in tutta Italia, comunque nessuna in Lombardia. Io penso che questa sia l'occasione, anche se qualche ascoltatrice insomma ci vede, ci sente, che avete sempre sognato di giocare a calcio sulla sabbia, non solo in spiaggia, ma anche come, caspita, in realtà vera, potrebbe essere inserito nella prima squadra lombarda di beach soccer della Lombardia. E a parte questo, appunto, Lemi, se qualcuno che ci ascolta si è interessato a te, secondo te come può darti una mano? Magari non vuole giocare, allora si iscrive. Se non volesse giocare, vuol dare una mano, c'erano insomma eventi da Ci sono, ma organizzare, sì, fatti di roba. assolutamente. Allora, diciamo che il primo aiuto che ci potete dare tutti è quello di spargere, fra virgolette, il verbo Lady Soccer. Non vorrei sembrare profana, però No, la comunicazione oggi è importante, come poche persone sanno che esiste il calcio femminile, poche persone sanno che esiste Lady Soccer, e quindi bisogna infoltire la comunità di Lady Soccer, e appunto questa è la maniera numero uno, è appunto parlare di noi, seguirci e spargere il verbo. siete su tutti i E social, siamo su ovviamente, tutti i no? social, esatto, poi magari alla fine li dico così Certo. potete cominciare già da adesso. E poi vabbè, per partecipare attivamente si può fare di tutto, innanzitutto venire agli eventi, venire ai tornei, magari vedere come funziona, chi vuol dare una mano è sempre il benvenuto. E poi comunque dare una mano vuol dire anche divertirsi, perché i nostri eventi sono comunque super divertenti, non è solo calcio, l'ho sempre detto sin dall'inizio, sempre. Mi sono impegnata a creare anche giochi aperitivo, quizzettoni, giochi divertenti che coinvolgessero un po' tutto il pubblico, se ci sono eventualmente genitori piuttosto che accompagnatori che, oltre a guardare la partita, che vabbè, assolutamente importante, possono comunque divertirsi in occasione dell'evento. Assolutamente. E invece ecco, anche una domanda un po' sul luogo in cui vi trovate, no? Accennavo prima, ne parlavo prima, Cinisello. Qual è il vostro rapporto con Cinisello, col comune, Ma con le istituzioni che ci sono, con le persone che ci certo, vivono, insomma? allora vabbè, Cinisello non è una scelta casuale perché io sono di Cinisello, nata, cresciuta e vissuta a Cinisello, tuttora ho sede ufficiale lì. Quindi la squadra non poteva che nascere a Cinisello. Devo dire la verità, l'anno scorso ho giocato in Cinisellese, che è una squadra sempre di calcio a 7 che gioca in eccellenza, quindi ben due categorie sopra Lady Soccer, e la società è stata veramente una bella società, cioè è una bella società, ci hanno accolto, è stata la prima volta che appunto mi sono sentita trattata proprio come una calciatrice, fra virgolette, riconosciuta, con il kit, il campo, sempre tutto in ordine, una grande attenzione alle nostre partite, eccetera, eccetera. Quindi loro sono stati veramente gentilissimi. L'amministrazione diciamo che c'è, ci segue, viene anche ai nostri tornei di calcetto balilla, perché facciamo anche i tornei di calcetto balilla, però diciamo che ancora non siamo riusciti a creare niente effettivamente con il comune, però mi auguro, è nella to-do list sicuramente, anche perché cioè, la prima cosa che penso e immagino e spero è un onore per Cinisello avere, diciamo, questo movimento che nasce proprio da lì. Poi, detto questo, vorrei anche che ci riuscissimo a espandere un po' più verso il centro, barra il sud di Milano, perché comunque è importante arrivare un po' ovunque. Conosco tante ragazze, tante squadre che giocano nel sud di Milano, per cui Cinisello è Certo. assolutamente irraggiungibile, non c'è metro, non c'è nulla. Infatti, non ancora. E quindi sicuramente Lady Soccer può essere e può diventare un punto di riferimento,
per il calcio femminile, però sempre comunque in quell'ottica di non vado, non vengo, quando io immagino una ragazza che gioca nella squadra di soccer, non è che viene lì per far carriera o perché No, però vuole non, cioè, non è per stare insieme, per però stare insieme, cioè, per... diciamo che adesso diciamo, la parte più di successo a livello calcistico, nel senso di creare una rosa abbastanza forte, è un progetto un po' più in là. Mi piacerebbe tanto creare una squadra, prima una scuola calcio bambine, appunto per superare quel limite di cui Certo. parlavamo all'inizio dell'intervista, e poi mi piacerebbe tanto anche creare una squadra 11 molto competitiva. Adesso poi arrivare ai livelli di Juventus, Milan, non lo so, poi dipende anche dai finanziatori, Certo, però per adesso diciamo che è tutto molto amatoriale. Mi piacerebbe appunto poter offrire un servizio certo. a tutti, Completo. esatto, chi vuole giocare per divertirsi, che poi anche noi siamo in un campionato CSI, però in realtà la viviamo come la Serie A, a volte ci sono i Certo. discorsi del mister prepartita che sfiorano la Serie A, quindi è Assolutamente. sempre amatoriale, però si è fatto col cuore quasi da Serie A. Poi, Assolutamente sì, no, è giustissimo. Le bambine, se partire proprio dall'infanzia, dalla mentalità di dire che lo sport, il calcio è una passione, le passioni non hanno genere né sessuale, come si dice sempre, no? Non è che ci sono degli strumenti musicali per uomo e per donna, se uno piace suonare la chitarra lo possono suonare tutti, così deve essere anche per lo sport. Comunque, nell'ottica amatoriale, a Milano ci sono una serie di eventi che organizzate, ma anche altro che partecipate, no? Citavi Mi Games, ci sì, sono tante di queste realtà. siamo addirittura andate a Padova, un torneo che appunto è stato organizzato da ragazze nel pallone alla Befana. Siamo partite in giornata, vabbè, è stata, perché comunque sono dei modi veramente belli per stare insieme. Alla fine il torneo non lo vivi con quella competitività con cui vivi il campionato durante l'anno, dove magari Certo. poi vuoi o non vuoi un po' si perde, cioè nel senso l'agonismo fa sempre un pochino perdere il divertimento, cioè l'agonismo fa parte del divertimento, però diciamo che se vuoi vincere una partita sei bello in ansia per la vittoria più che. Invece poi i tornei amatoriali così sono proprio divertimento puro, amicizia, stare insieme, ci si Certo. dà i cambi non solo per vincere ma per giocare tutte, quindi sono occasioni per stare insieme. Appunto ci sarà i Mi Games, poi ci saranno le ragazze nel pallone che sono sempre a Padova e penso che andremo a trovarle, e poi ci saranno, poi d'estate diciamo esplodono gli eventi di anche calcio femminile, si stanno sviluppando molto, quindi sicuramente parteciperemo come Lady Soccer. Fantastico, fantastico, sono le 19:55, ci avviamo alla conclusione. Io volevo una domanda un po' per concludere anche qualche, non so, aneddoto sulla squadra, sulle dinamiche di spogliatoio. Immagino che ci sia, c'è sempre, c'è il bomber, c'è quella che fa il capitano, c'è qualche aneddoto con Qualche l'allenatore, non so, qualche aneddoto. cosa particolare Ma della vabbè, adesso squadra. mi viene in mente una cosa che fa ridere, che è veramente banale. Vabbè, c'è la gente che arriva perennemente in ritardo, che più che altro siamo in un centro sportivo bellissimo e questo ha i suoi pro e i suoi contro, nel senso che comunque abbiamo quelle due o tre che per farsi la doccia ci mettono più o meno 2000 anni e sono sempre le ultime in ogni occasione. Mi ricordo recentemente è successo che l'arbitro stava facendo la chiama in spogliatoio e una delle nostre solite ritardatarie, che è una delle più simpaticone della squadra, ha risposto con nome e numero direttamente dal bagno, quindi cioè, è stata una cosa abbastanza Fantastico, divertente. Poi bomber assolutamente. ci manca ancora, quindi Sì. se volete venire a fare le bomber in Lady Soccer Il scrivetemi. campionato com'è? Mancano. No, il campionato invernale Ah, è finito un po' ok. amaramente, nel senso che siamo arrivate quart'ultime, ci aspettavamo un po' meglio, però ci stiamo conoscendo e per il primaverile, ora che ci conosciamo, non ce n'è per Certo, nessuno. poi nella squadra fa tanto lo spogliatoio, conosci, magari incontri squadre che giocano insieme da tantissimi anni, Esatto. quelli risultati poi ovviamente sul campo l'esperienza di squadra si vede. Andiamo in Chiudilo un po', conclusione, chiudilo. sì, appunto, cioè se qualche ragazza che ci ha ascoltato volesse seguirvi. Siete ovunque sui social, dici Ve li dove, dico tutti. come. Allora, siamo super attive su Instagram, lady.soccer.official, dove sto condividendo questa fantastica diretta, e poi www.ladysoccer.it, trovate un po' tutto quello che abbiamo combinato finora, quello che è in
in fase di sviluppo, e, foto, video, immagini, eccetera, eccetera, su YouTube, Lady Soccer Milano, penso di averli detti tutti, Twitter non ce l'abbiamo. Perfetto, perfetto, sono veramente dei master della comunicazione, Lady Soccer è un brand che si imporrà sul mercato globale, lo auguriamo. Ve lo auguriamo. Bene, io ringrazio Noemi, ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Oggi appunto chiudiamo la settimana con Noemi, vi aspettiamo ovviamente venerdì prossimo ancora allo Sport in Rete, sempre alle 19.30, parleremo sempre appunto di sport, come abbiamo visto oggi con Noemi, non come fine ultimo, ma come strumento per arrivare a parlare di qualcos'altro, che può essere la crescita di un movimento intero sportivo come quello femminile, ma anche l'aggregazione e la passione per condividere insieme. Quindi vi aspettiamo, lunedì mattina ritornano normalmente tutte le trasmissioni di Milano News, noi ci vediamo di nuovo venerdì prossimo alle 19.30. Ciao a tutti, buon weekend, buona serata. Ciao, 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 ciao.